Installo il paglierino luminoso. Buona acidità. Anche un tocco di smeraldo. Sinonimo di qualità e longevità. Niente male, vero? Loro sono dei rinomati e pluripremiati sommelier che riescono a giudicare il vino in maniera profonda, precisa, minuziosa, che è una cosa che non si può spiegare come. Ma attenzione, loro sono professionisti. Replicare quello che fanno potrebbe essere molto pericoloso. Guardate. Tavernello presenta Sommelier Don Try This At Home. Maccio, devi dirmi assolutamente cosa ne pensi di questo vino. Ma in che senso? Io non ne capisco di vini. Dai, provaci. Dai. Un vino secco, di buona sapidità, di discreta struttura. Al tatto denota un piacevole effetto ergonomico che crea un discreto connubio con la morbidezza dei tasti. La vista si presenta di colore nero, intenso, con una punta di rosso sul tasto on. Un suono persistente, molesto, con tonalità costanti, acute, che si accompagnano bene con una pungente emicrana. Al palato si perce e flumi di cloro! Sono disturbato da una voce che parla nel sonno, racconta. Una rottura dolorosa che li lascia di tinte e senza di rimorso per non aver fatto nulla per impedirla! Una forma di delirio acuta, persistente, che esprime un giudizio accurato su tutto, anche su se stesso! Quindi mi raccomando, la prossima volta che vi viene chiesto un parere sul vino, siate prudenti. È buono!